febbraio, quando un ragazzo di 30 anni, secondo una prima ricostruzione, ha ucciso il padre a martellate. La vittima si chiama Giovanni Finotello e aveva 57 anni. L'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una violenta lite tra i due. L'uomo è deceduto in ospedale a Porto Viro a causa delle lesioni riportate al capo e al busto. Settima vittima del focolaio in geriatria. Ha perso la vita un altro anziano coinvolto nel focolaio che aveva colpito il reparto di geriatria dell'ospedale di Rovigo, finito agli onori delle cronache nazionali per la presenza di molti operatori Novax. Sono così 7 gli anziani del reparto deceduti con il Covid. Intanto sale un po' il contagio in Polesine, dove si registrano 46 nuovi casi e l'indice di incidenza sale a 2,81. Gli operatori ricordano le vittime della pandemia. Gli operatori del pronto soccorso di Trecenta sabato scorso, in occasione della giornata dedicata a loro, hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di questo tremendo anno di pandemia e hanno ricordato tutti i colleghi impegnati in prima linea per sconfiggere questo subdolo virus che ci ha cambiato la vita. Sono 1200 i nonni vaccinati, sale a 1200 circa il numero degli over 80 vaccinati in Polesine, prosegue la campagna vaccinale di massa nelle tre sedi attualmente operative di Rovigo, Adria e Trecenta. La prossima settimana diventerà operativa anche la sede di Lendinara, che sarà al Palazzetto dello Sport. Da domani scatta il blocco del traffico, è scattata l'allerta 1, allerta arancio per il capoluogo polesano. Dopo 5 giorni di sforamenti ai limiti delle PM10 nell'aria, l'ARPA ha dichiarato l'allerta un po' in tutto il Veneto. Da domani dunque restano in garage gli Euro 4 diesel non commerciali fino a nuovo ordine. Il CDA del CUR si rinnova. Oggi è stato presentato il nuovo consiglio d'amministrazione del CUR, il consorzio universitario di Rovigo. Diego Crivellari è il presidente e sarà affiancato da Paolo Avezzù, Maria Votta Gravina e Enrico Buoso come neoentrati e Sofia Nicoli confermata dalla precedente mandato. È una sfida importante per me e per tutto il CDA, che è profondamente rinnovato. Vogliamo rafforzare l'immagine di Rovigo quale città universitaria, annuncia il presidente.